si celebra il gruppo La Smorfia a distanza di 40 anni, così come si tributa il sommo poeta Massimo Troisi a distanza di 24 anni della sua scomparsa, Napoli in festa, documenti, testimonianze inedite da parte di un parterre artistico nazionale. Possiamo dare il via all'immagine. Napoli celebra un sommo poeta, abbiamo incontrato un uomo di una caratura dialettica, intellettuale, filosofica come pochi, lui è lo scrittore Maurizio De Giovanni. Ciao, innanzitutto benvenuto. Buonasera a tutti, grazie. Troisi calamitava, catalizzava dietro la sua nudità interiore e ha creato uno spaccato culturale. Che vuoto come Pino Daniele, come si tributava anche una settimana fa, ha lasciato al tessuto culturale di questa città? C'è una caratteristica di alcuni grandi di questa città, di entrare, non di tutti, di entrare nell'anima della città in maniera particolare. Troisi e Daniele sono sicuramente due elementi del genere. Potremmo citare molti grandissimi artisti napoletani che sono mancati e che ci mancano molto, ma così dentro l'anima della città, così le corde più profonde della città le hanno trovate questi due grandissimi artisti che non a caso noi frequentemente ricordiamo insieme, commemoriamo insieme. Quindi stasera tocca a Massimo e rimane quella sensazione di aver perso un parente. Quando venne meno Massimo sembrò a tutti quanti noi di aver perso qualcuno di molto importante, e da allora ogni volta che lo ricordiamo ne sentiamo fortemente la mancanza. A proposito di talenti, la tua sapienza al servizio di questa comunità e Bastardi, l'ultimo tuo capolavoro, nella riprova riparte in maniera sempre più incessante, ovviamente dentro le tue idee. Sì, io racconto le mie storie, ma non faccio altro che prendere le storie che racconta questa città. Questa città racconta storie continuamente. Poi noi ne prendiamo suoni, concetti, parole, anche profumi, sapori. Li prendiamo e li portiamo dentro e li trasformiamo in narrazione. Ma in realtà quella che racconta è la città, tu lo sai. Napoli racconta storie, ha sempre raccontato storie, le racconterà sempre. Non serve un gran talento per ascoltare e ripetere. E ho notato che anche il teatro se ne sta beneficiando, devo dire, anche lì in punta di piedi è magnificato. Sì, meraviglioso il teatro napoletano, la classe attoriale e gli autori napoletani sono di grandissimo livello. Il Napoli Teatro Festival ne è un'espressione, non l'unica. Quest'anno c'è un grande cartellone teatrale anche nella Napoli d'estate organizzata dal comune. Diciamo che chi viene a Napoli ha sempre qualcosa da vedere. E in questo da vedere, da sentire, da assaporare, il tuo ultimo capolavoro? Il prossimo, io ho scritto Sara al tramonto, che è stata in testa alle classifiche e lo è tuttora, insomma, da due mesi. Adesso esce Ricciardi nel penultimo libro della saga, e lo presentiamo il 2 luglio a Palazzo Reale. Chi volesse venire, io sarò contento di abbracciarlo. Grazie Maurizio per quello che fai in questa città.